Allora Vilma, anzitutto lei ha subito un'aggressione lo scorso martedì, un bel furto con un'aggressione, ok? Mi racconti un po' Sì. cos'è successo? Lei dov'era? Allora, io ero seduta nell'ingresso dell'albergo Sì? e stavo finendo una telefonata con un amico. Sì? A un certo punto, dopo mezz'ora circa, ho detto a questo mio amico: ti devo lasciare, si è aperta la porta, è entrato qualcuno. Sì. E l'ho salutato. E l'ho salutato. Sono entrate due persone, mi hanno chiesto una camera. Io ho detto: no, non è possibile avere una camera, e l'ho mandato in un'altra parte. Mandato in un'altra parte. Sì. Al che mi hanno messo subito le mani sulla bocca. Mi hanno, sì, io penso di avermi, di aver sentito delle ginocchia nella schiena, mi hanno fasciato, legato mani e piedi e mi hanno trascinato in uno sgabuzzino. E lì mi hanno chiesto gioielli, soldi, gioielli e soldi. E naturalmente in questo periodo, negli esercizi, non ci sono. Non ci Non sono è che c'è tutti liquidità. questi Tutti soldi e questi gioielli, poveretti. Ma è vero sti Vilma, che le soldi. hanno rubato anche la fede nuziale? Sì, anche la fede nuziale, Cioè, sì, gliel'hanno quasi tolta dal all'inizio, dito? appena legato le mani, hanno sentita quella, hanno tolto quella. Sì, prego. Cioè, gliel'hanno tolta Prego, proprio dal Paolo. dito? Sì, tolta dal dito, sì. E lì ci vorrebbe, per chi toglie la fede nuziale a una signora di quell'età, lì ci vorrebbe una pena speciale, cioè non so cosa, tipo, non so, tutta la vita in fila a fede, sì, non lo so, qualcosina. Sì.